campo a zappare, a mettere giù sementi. Hanno tutto studiato, ma di contadino non sanno proprio niente. Non hanno esperienza su queste cose. I miei genitori erano contadini da generazione a generazione. Quando piova tantissimo va male per lui, quando non piove va male per lui, quando c'è troppo sole va male per lui. E comunque la sua vita è sempre difficile, è sempre stata difficile. Laureato in agraria, preparato e molto competente, non improvvisato, consapevole e volenteroso di fare proprio quello. Ti mettono troppe cose, se lavoro, pagamenti, se mettono 2, 3, 4 persone a regola non ce la fai a pagarle, perché paga le spese. Paga il commercialista, viene deve mettere la roba come pagata. Ma io me l'immagino benissimo, perché mio padre è un contadino, quindi fa il contadino, va in campagna, tuttora adesso. Lo vedo bello gioire, ma bel grosso pacioccone e che coltiva bene bene la terra dei buoni prodotti e tira fuori dei buoni prodotti. Me lo immagino una persona comunque molto semplice che vive una vita rurale agreste, che si sveglia presto la mattina per andare a lavorare nei campi e ritorna abbastanza presto la sera per cercare di riposare ed essere in forma per il giorno dopo. Oggi come oggi. Beato lui che vive in campagna. Dipende da che tipo di contadino stiamo parlando. Ci sono quelli italiani che magari lavorano la propria terra, ci sono i contadini stranieri che arrivano in Italia o in altri paesi del mondo che vengono sottopagati e sfruttati, ci sono i contadini che lavorano per le multinazionali. Per il piccolo contadino sono tempi molto duri e molto difficili. Un contadino assolutamente aggiornato. Massimo 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Ora una stagione, 3 mesi? 4 mesi, 5 mesi al massimo. Secondo me le tempistiche sono anche differenti da una volta. Quasi 40 giorni. 4 mesi. Non ho idea, penso 2 mesi. Ti dovrebbe mettere quasi 2 mesi e invece lo vedi qui, dopo 10 giorni lo mettono a terra, dopo 10 giorni, 20 giorni già sta al mercato. Circa 2 mesi. Mi sa che ci impiega 4-5 mesi un buon cavolo, eh? 6 mesi? 3-4 mesi. Ma io penso 6-7 mesi. Col gelo o senza il gelo? Grandi industrie. Dei piccoli contadini? Penso da grandi industrie. La grande industria. No, da grande industria. Per me è da grande industria, anzi viene dall'estero addirittura. Temo da grandi industrie alimentari. Sicuramente la grossa percentuale è dalle grandi produzioni industriali. Purtroppo suppongo che moltissimi prodotti arrivino dall'industria alimentare. Ormai la grande industria ha preso il suo passo. La grande industria alimentare? No. Secondo me adesso vengono dalle grandi serre. Grande industria. I piccoli contadini? Sì, fanno poco, fanno